L'emigrazione antifascista dei pozzallesi negli USA degli anni 20 è il titolo del convegno storico che si è tenuto lunedì scorso nello spazio Cultura Meno Assenza, organizzato dall'APPIA, l'Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti, sezione di Ragusa-Siracusa, con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. L'obiettivo del convegno è stato quello di ricordare il sacrificio di tanti pozzallesi che, emigrando, si sottrassero alle persecuzioni, alle condanne, al confino e a tutte quelle vessazioni operate dalla dittatura fascista. Un secolo dopo, Pozzallo è diventata per migliaia di migranti in fuga dalla fame e dalle guerre ciò che l'America era un tempo per i nostri connazionali. Allo spazio Meno Assenza di Pozzallo per noi c'era Piero Giunta, che ha intervistato lo storico e collega giornalista Giovanni Criscione e il presidente nazionale dell'APPIA, cioè l'Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti, Spartaco Geppetti. Ascoltiamoli. Com'era l'emigrazione antifascista dei pozzallesi negli anni 20? Lo chiediamo allo storico e collega giornalista Giovanni Criscione. Giovanni. Allora, l'emigrazione, partiamo da un dato: dal 1900 al 1920 3.677 pozzallesi emigrarono negli Stati Uniti, quindi siamo agli inizi degli anni 20. Con il fascismo poi diventerà più difficile emigrare, per cui si emigra in maniera clandestina. Come facevano i pozzallesi a emigrare clandestinamente? Ci si imbarcava su un transatlantico, un mercantile o una nave passeggeri, come mozzi o come marinai o come personale di bordo. Poi si arrivava negli Stati Uniti e praticamente si disertava e ci si dava alla macchia. Ovviamente i controlli per il personale di bordo erano molto più blandi rispetto ai passeggeri, perché i passeggeri scendevano e rimanevano nel paese ospitante. Il personale di bordo si presupponeva che ripartisse una volta che poi la nave aveva concluso il viaggio, per cui praticamente con questo espediente altre centinaia di pozzallesi riuscirono a emigrare dall'Italia, ed erano quelli perseguitati politicamente, quindi fascisti, antifascisti, comunisti, anarchici, socialisti, che trovarono accoglienza nella Society of the Citizen of Pozzallo, che era un sodalizio di mutuo soccorso nato nel 1919, quindi 100 anni esatti da oggi. Proprio nel mese di dicembre il giudice della seconda corte di New York approvò il loro statuto, e praticamente questa associazione aveva degli scopi anche politici, tant'è che finanziò il socialismo a Pozzallo fino almeno al 23. Spartaco Geppetti è il presidente nazionale dell'AMPIA, l'Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti. Dottor Geppetti, ha ancora un senso parlare di antifascismo oggi alle porte del 2020? Io penso di sì, perché oggi il fascismo non è il fascismo di ieri, però è un metodo di vita, è un metodo di filosofia di vita che comunque va combattuta. Il fascismo ieri come oggi è un movimento che tende a valorizzare una persona su tutti. L'antifascismo è un movimento che tende a parificare e far sì che tutti siamo uguali, e poi i migliori andranno avanti, ma comunque dobbiamo essere di fatto tutti, abbiamo gli stessi diritti per poter procedere e andare avanti. Dottor Geppetti, lei oggi avverte che ci sono focolai di fascismo? E se sì, si può fare un paragone tra quello di allora e quello di oggi? Da un punto di vista, di realizzazione di metodo di impegno, no, ma c'è un modo di come si realizza, perché allora si parlava di un uomo solo al comando e oggi si parla ancora di un uomo solo al comando. Grazie. Ringrazio Giovanni Criscione e Spartaco Geppetti, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.